Oggi prova del percorso di Amelia e faremo circa 5 ore di allenamento, perché già ho 1 ora e 17 minuti. Sono arrivato qui a Amelia, adesso aspetto il mio compagno di squadra che si prepara e andiamo a provare la gran fondo di Amelia. Andiamo a vedere la bici del mio compagno di squadra. È una Vivelo aerodinamica, ruote alto profilo, mi sembrano che sono un 50 di profilo, per tubolare, telaio aerodinamico completamente in carbonio, bellissima la linea. Ruota posteriore mi sembra più alta, forse è un 50 dietro e un 40 avanti, forse, montata tutta con lo SRAM Red, sella antiprostata. Siamo quasi pronti, siamo quasi pronti. Allora, oggi proviamo il percorso per la gara di Amelia. Come ho detto, io già ho fatto 1 ora e 20, sono venuto qua, c'è il mio compagno di squadra che mi aspetta, faccio, quanti chilometri facciamo? 100. 100 chilometri il giro, quindi quanti li farò io oggi? Ci ho fatto una trentina, 100 più 30, 130 più ritorno a casa. Mi fai 170? E allora mi sa che non ce la fa a casa, Serafì, ce la fa? Senti un po', sta bicicletta, stavo guardando. Ruota alto profilo per tubolare, sì. Dietro è più alta di quella anteriore? O no, sempre stesso quasi? Profilo. Stesso profilo, da quanto è? 60 mm. Ah, 60, infatti mi sembrava alto, Andiamo a vedere, un 60, e ti trovi bene? Sì. Si trova l'unica bene. L'unica difficoltà è in curva, che chiaramente è poco guidabile. Ah, avete capito, allora in curva è meno stabile, è più difficile da guidare la bici. Bello. Però il telaio, tutto aerodinamico. C'è un carro integrato che segue il carbonio. È sporco, però insomma. Bella bici. Va bene, tu comunque sei un tipo leggero, con le ruote alto profilo ti trovi bene lo stesso. Diciamo che il vantaggio delle ruote ad alto profilo è in pianura, che fanno acquisire velocità, e sullo sconnesso. Ok, parla più forte, più forte. Assorbono molto meglio le vibrazioni. Allora, si trova bene perché prendono più velocità in pianura, e sullo sconnesso mi ha detto ti trovi bene. Sì. Sullo sconnesso, però con la ruota alto profilo la bici dovrebbe essere un po' più rigida. No, ma queste col tubolare assorbono meglio le vibrazioni. Allora, lui dice che con il tubolare è più comodo, quindi assorbe meglio le vibrazioni. Va bene, andiamo, Io ho la mia solita bici Specialized Venge. Siamo pronti per partire, Allora, votate sempre i video, pollice in su.